Cari amici dell'edicola di Pinuccio, stasera con noi un nostro concittadino che abbiamo scoperto adesso. Concittadino dalle radici cinquefrondesi. Allora, Sì. Federico Parodi, il cognome e il nome potrebbero non dire nulla, però abbiamo scoperto che la sua nonna e il genitore della sua nonna erano di Cinquefrondi. Come si chiamavano? Si chiamavano Rosa Ciurleo, mia nonna, che ha partito di qui alle 9 anni. Avete già capito dalla prima pronuncia che lui è argentino doc. Sì. Nipote di cinquefrondesi, che sono partiti da Cinquefrondi quando? Fine dell'Ottocento? No, un più dopo, 1937. Anni 30, Sì. a cavallo delle due guerre. Sì. E tua nonna che faceva lì? Il primo partì in 1920 algo, il papà di mia nonna, Che si chiamava? che si chiamava Michele Ciurleo. Michele. Michele Ciurleo. E poi l'ha raggiunto tua nonna. Sì, lui è stato 9 anni, 9 anni, Da solo, in da solo Argentina. in Argentina, Sempre a cercando, Buenos Aires direttamente. sì, Buenos Aires, cercando un'opportunità di lavoro. E dopo chiamò tutta la famiglia per Sì. l'Argentina. Sì. E tua nonna e tua mamma ha altri fratelli, lì ci sono altri parenti. Sì, ma purtroppo la mamma di mia nonna, che ha sido la unica che ha ido all'Argentina, perché tutta l'altra parte della famiglia ha ido agli Stati Uniti, New York, New York. New York. Allora, Federico visita per la prima volta Cinquefrondi. Sì. Intanto Federico è un giovane di 26 anni, ti sei laureato in psicologia, mi hai detto, Certo, sì. in Argentina, ti piace l'arte. Sì, mi piace l'arte, è mia grande passione. Io disegno e pinto. Dipingo. Dipingo. Qui anche per imparare un po' di italiano e soprattutto ucincrundisu, il dialetto cinquefrondese. È difficile però, insomma. Vediamo come cominciare ad insegnarti qualcosa. E quindi, dopo tanto tempo, tu intanto quanti siete? Quanti fratelli siete? E mia famiglia, Sì. siamo tre, io sono il secondo. Sì. Quindi tu, laureato in psicologia, però Certo. con il culto dell'arte. Sì. Poi, Poi, fratelli e sorelle? sì, sono due fratelli. Il più grande si chiama Juan Cruz e il più piccolo si chiama Ramiro. Parodi, perché Parodi? Tuo Parodi, papà tutti. Parodi? Sì. Purtroppo, per fortuna, tutti Purtroppo per Parodi. Non so. fortuna. L'ho escuchato in una canzone. Allora, parliamo un po' dell'Argentina, dai, tu Sì. sai che lì c'è un grande club di cinquefrondesi in Argentina, i calabresi sono tantissimi in Argentina. Sì, lui fa la festa tutti gli anni. Sì, ma tu non ci sei mai andato lì al club di No, cinquefrondesi. ma il prossimo anno io posso dire. Impegno. Cosa si festeggia al Club dei Cinquefrondesi d'Argentina? La festa di San Michele. Bravo. Senti, com'è la situazione in Argentina adesso? E la situazione in Argentina in questo momento è veramente buona, in mia opinione, perché la nostra storia è una storia difficile, no? Tutta la democrazia in Latinoamerica negli ultimi 50 anni, così così, sempre si è interrompita per governi militari, sempre associati con la peor parte del Sì, capitalismo, che non gli importa nada del diciamo, popolo, rispetto agli ultimi anni, la crisi di 10 anni fa, 9 anni fa, Sì, adesso sta un po' noi, sì, meglio. io ho escuchato parlare molti qui in Italia, anche in Europa, in Spagna, per esempio, di la crisi, che non c'è lavoro. Io vengo dall'Argentina e noi conosciamo bene che essa cosa, Lo no? so, tu devi sapere che noi abbiamo un rapporto strettissimo con i calabresi di Argentina e con i cinquefrondesi di Argentina. Quasi 10 anni fa, ti ricordi quando ci fu la crisi, Sì, per noi supposto. organizzammo una serie di manifestazioni per comprare le medicine ai più anziani, i nostri compaesani che abitavano lì. Bene. Lì c'è questo club, c'è
grandi ambienti, molti spazi, l'assado, barbecue, sì. Sai, la domenica si riuniscono i cinque frondesi d'Argentina e si vedono proprio in questo club che è tra San Martino e San Giusto, una grande area all'aperto dove si vedono tutti i cinque frondesi. Che rapporto hai avuto con la Calabria tu crescendo? I tuoi genitori, la tua nonna ti ha raccontato della Calabria? Sì, per supuesto, io ho crescito ascoltando la storia della Calabria. Sempre mia nonna, quando io vado a letto, previamente mi parlava di storia dell'Italia, sempre, perché lui ricordava con moltissimo carino sempre su anni qui. E mi ha parlato una storia, per esempio, quando, per supuesto, lui era piccola e qualcuno stava perseguendo lui, e lui sempre si accordava che c'era una porta, e la porta stava, conosci questa cosa che tu per golpeare, con una forma di una mano. Una mano, sì. Cosa, come storia come essa. Di cinque fronde ti raccontava qualcosa la nonna? Sì, mi ha contato. Mi ha contato tantissime cose. Io le immaginavo un poco come la vedo allora, perché sempre mi parlava che era un popolo di montagna e con questo spirito, che è un spirito nella gente, che è lo stesso spirito che c'è in Argentina. Perciò, siamo latini tutti, no? Sì, 50% sì. Della popolazione argentina ha sangue italiano, no? Sì, il 50% è calabrese. Sì. Sai quanti calabresi di prima, seconda, terza, quarta e quinta generazione ci sono in Argentina? Molti. 7 no? milioni. 7 milioni. È per questo, perché io mi sento qui come in mia casa. Bravo. Allora, parliamo un po' di questa tua passione. Tu mi dicevi, sei laureato in psicologia, però ti piace l'arte. Sì. Qui hai portato un po' di disegni. E intanto, quando sei partito dall'Argentina, perché viene per la prima volta in Europa, che giro hai fatto? Come? Che giro hai fatto? Che giro hai fatto? Sei partito dall'Argentina e sei venuto per la prima volta in Europa. Ah, sì. Dove sei stato? Io sono stato in Madrid, in Barcellona, in Corsica, Parigi, Amsterdam, Berlino, Firenze, Venezia, Roma, Palermo, Catania, Siracusa e allora sto qui con te in cinque frondi. Cincrundi. Sì. Dialetto. Ah, cincrundi. Cincrundi. Bene. Cinque frondi in italiano. Ah, sì. Cincrundi in dialetto. Bene. Cincrundi. Perché se vai in Argentina e incontri i vecchi cinque frondesi, loro non ti dicono cinque frondi, cincrundi. Troppo largo, troppo lungo. Parliamo un po' di questa tua passione dell'arte. E intanto sei venuto a studiare l'Europa, ad approfondire anche questa tua passione dell'arte. Certo, totalmente. Io sempre volevo di venire qui per vedere tutte le pitture che sono qui, i disegni, l'arte, la scultura, Michelangelo, tutto. E ha sido per me un'esperienza molto arricchitora. Parlaci di te, della tua arte in Argentina. So che lì sei molto conosciuto, c'hai un sito tutto tuo, lavori molto. Sì. Io sempre sto dibujando, come si dice? Disegnando? Disegnando. Disegnando, anche pintando. Perché è una parte molto importante della mia vita, è una parte, un relazionamento con il mondo. E la cosa che io disegno non sono cosa della vita di altro. Intanto, mentre tu parli, vediamo alcuni disegni. Certo. Vediamo alcuni disegni che li mettiamo a fuoco di camera. Per esempio, questi disegni che noi stiamo vedendo. Li hai fatti in Corsica? Li ho fatto in Corsica, in questo viaggio. E in quella casa io dormivo. Qui stava mio letto. Ah, il tuo letto era qui. Sì. Hai fatto questi schizzi lì in Corsica. Ovviamente ci sono altri disegni perché fai molto, molto. Fai anche nudo, vedo. Sì. E poi, questi? Questi sono nudi che io ho fatto in Argentina con il mio corso di modello vivo. Ah. No? È una forma che sempre tutti gli studenti dei disegni fate per praticare. Questi sono gente che stava nella caccia, nella strada. Abbiamo visto volti, abbiamo
paesaggi, sì. Musichina e carboncino, questo cos'è? No? Questo è come una penna. Una sì. Semplice penna. Sì, sì. Per il resto che tipo di come dire, di stile io alimento? Mira, io con tutta la umiltà del mondo, ma tengo la stessa idea che tenia un poco dell'arte che comparto con Picasso, no? Ah. Salvando la differenza. Per me l'arte è un cammino di esplorazione, di conoscimento. Allora, per un tempo io coltivo un stile, ma dopo mi stanco di me mismo, del mio proprio stile, e cambio. No? E voi così, facendo il cammino, andando. Allora, intanto una promessa. Ci fai un bozzetto di qualche scorcio di cinque frondi, a chi in appena come tu ce lo lascia all'edicola. Bene. Capito? Così ci ricorderemo di te anche dopo. Ma tu ci potrai seguire anche dall'Argentina, tu sai cos'è l'edicola di Pinuccio? Sì. Questo portale, facciamo un po' di informazione. Nasce soprattutto questa iniziativa per mantenere i contatti tra i cinque frondesi che vivono qui e quelli che stanno in Argentina, negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Australia, ce ne sono tantissimi. E noi facciamo queste cose anche per loro. Mi pare un'idea grandissima, buonissima, perché tu stai facendo attraverso della tecnologia digitale la stessa cosa che io sto facendo personalmente, perché io ho trovato a mio parente Agostino Macedonio . E l'ho fatto la stessa cosa che tu stai facendo, questa comunicazione. Come l'hai trovato, Agostino? Intercontinentale. Come l'hai trovato, Agostino Macedonio? Io l'ho trovato con l'aiuta di Facebook. E un altro parente che sta in New York, che si chiama John Ivelo. Io iba a viaggiare qui a Cinque Frondi, le ho domandato a John Ivelo si conosceva algún parente qui in Cinque Frondi, perché io sapevo che mia nonna è nata qui. Senti, che sensazione, come ti sei sentito quando sei venuto qui a Cinque Frondi per la prima volta ricordandoti di tua nonna? È un lugar, io lo sento distinto da tutta l'altra città che ho visitato, perché sto totalmente involucrato. Storicamente involucrato, coinvolto, compromettido storicamente con questi luoghi, perché tutta mia famiglia o una gran parte della mia famiglia viene di qui. E tu ti senti calabrese? Ti senti sì, io ascolto la tarantella e è come una memoria ancestrale. Non lo so perché. Allora Federico, noi ti facciamo grandissimi auguri per il tuo futuro, la tua arte, mi raccomando, seguila. Spero che questa sia la prima volta che tu vieni a Cinque Frondi, spero che ce ne siano altre volte. La prima ma non la ultima. Che ci incontreremo, aspetteremo anche tue comunicazioni quando ritornare. Quando rientri in Argentina? Il 26 di novembre. Quindi stai un altro po' di giorni qui? Sì, possibilmente. Sì. E poi ci seguirai dall'Argentina, ti colleghi in internet, di Pinuccio. Se c'hai delle cose ce li mandi. Anzi, vorremmo che tu diventassi una sorta di nostro ponte. Bene, tra i tanti che abbiamo lì. Sì, totalmente, un ponte culturale. Ponte culturale, artistico. Se vai a trovare i nostri lì alla casa dei Cinque Frondesi, raccontaci un po', mandaci delle foto, qualche disegno, mandaci qualcosa, così canalizziamo questi rapporti. Io non so che dirti, intanto benvenuto, continua così, spero che tu possa affermarti lì in Argentina e non solo in Argentina, e che possa essere tu fiero delle radici di Cinque Frondi. Bene, grazie mille per darmi questa opportunità di mostrare il mio lavoro. Puoi anche salutare i cinquefrondesi che stanno in Argentina, dillo nella tua lingua. Così. Un abbraccio grande a tutti i cinquefrondesi che stanno in Argentina, le mandiamo da qua, da Cinque Frondi, nostra terra. Ciao. 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 Arrivederci.